Buongiorno. Buongiorno. Avete visto? Oggi non sono in pigiama. Oggi sono oggi sto in giro perché stiamo facendo delle commissioni. Oggi è giornata strapiena, dobbiamo fare un macello di roba. E davvero, adesso davvero troppa. Sì, tantissime cose. Adesso dobbiamo fare una commissione. Poi dobbiamo tornare indietro, andare a fare la spesa. Di qua mi pare. Occhio. Sì, piccione mi stava per investire. Spesa e poi ciao. E poi un altro sacco di roba. Ah, e poi c'è la recita di fede alle 3 e alle 5 e mezza abbiamo anche la visita dalla ginecologa. Essa. Quindi vedremo la nostra principessa. Troppo felice. Che prendere, mia modina? I peperoni. Ale, ti piacciono i peperoni? No, non si vede. Ale, i suoi piedini. Ti piacciono i peperoni, Ale? Sì. Tanta buoni. Roba. Ma devo fare due sacchetti separati? Sì, forse sì. Sì. Lo facciamo tre. Ah no, allora tu che hai tanto. Mi che paura. Finalmente a casa. Siamo tornati. Devo ancora aprire il mio amico. Il mio amico calendario. Abbiamo anche fatto un pranzo mega veloce perché tra 20 minuti arriva mia madre che andiamo alla recita insieme e Ricky sta per portare, mi vedete? Aspettate. Ricky sta per portare Nala e mentre io farò il video spesa, però prima volevo vedere cosa c'è oggi, anche se dalla forma direi una matita. Vediamo un po'. Qua è sempre complicato. Sfondo tutto. Ok. Aspettate che la tiriamo fuori. Ce l'ho fatta con una mano sola. Che carina. Un color malva, direi. Blossom. Molto molto carina. Aggiungiamola alla collezione. E anche oggi lo abbiamo aperto, manca poco che finisce il calendario. E io? Lui se ne sta per andare. E io? No, io voglio il calendario, che sto per andare? Lui voleva il calendario della birra, rendetevi conto. Tanta roba. Mi sento tutta a tirare, aiutatemi. Niente, adesso faccio il video spesa perché metterlo nel vlog sinceramente non diventerebbe un vlog infinito secondo me, non lo so, secondo me viene troppo lungo perché c'è tanta roba, quindi faccio un video a parte e ci vediamo dopo. Allora, video spesa fatto, guardate il casino, hanno appena suonato, mi sa che è già mia mamma. Chi è? No, era Ricky che ha portato fuori Nala. Devo sistemare tutte queste cose super super velocemente, non vi faccio vedere più di tanto perché molto probabilmente farò poi un video a parte perché abbiamo comprato comunque tanta roba. Sono molto contenta perché pensavo di spendere di più sinceramente, invece con 70 e qualcosa euro abbiamo comprato tutte queste cose. Tra l'altro nel video della spesa mi sono scordata di far vedere lo scontrino, però vabbè, comunque abbiamo speso 74 mi pare euro e ho preso tante cose tra cui anche la carne, quindi adesso mi sbrigo e sistemo. Arrivo. Ho visto che non deve essere. Ho pensato un po' di lasciare, invece era l'orologio. Vabbè. Allora, questi di questi ci faccio un sacchettino. È arrivato l'incappucciato, guardatelo lì.
perché ho dei panini, quelli giapponesi, questi qua sono buonissimi, però ne ho solo più tre e tenere tutta una scatola per tre mi tiene solo posto. Quindi stasera li facciamo, yeah! Sì sì. Ah, per me non mi tiro indietro, sono troppo buoni questi. Andata. Dopo cena ce ne spariamo una a testa, tanto ce ne sono quattro. Però, per ora li mettiamo lì, così. E questa si butta. Cosa? Questa città è troppo piccola per tutte e due, donna. Cancella. No. Sì. No. Non si è accorto che c'è la videocamera che è grossa come una casa. No, è vero che prima hai anche detto che è arrivato l'incappucciato. Cioè, questo vi dimostra che lui è così tutti i giorni. Non lo fa per farvi ridere perché c'è il vlog. Lui è sempre così. Ogni tanto se ne arriva, donna. Ah. Allora, questo è tuo. Amore, ho anche guardato la telecamera per cercare di capire se fosse accesa o spenta. Ma ti è sembrata spenta però. Mi è sembrata spenta. Fregato. Prendi dal sacchetto. Aspetta. Io dal sacchetto. Che profumo. Senti? Senti come profumano, vero? Non sono una persona parolacciuta, più o meno. Guarda, dopo questa puoi anche nascondere. Un po' più meno, che più, però. Un po' più meno. Apriamo i peperoni. Mangiare una bella peperonata. La prima volta che siamo insieme a pranzo. Cioè. Perché se li mangio di sera muoio. Il 25 dicembre, praticamente. No, lì siamo a pranzo dei miei, quindi direi di no. Però saremo insieme. Capito? Finalmente. No, qua non ci stanno. Ma perché? Perché la sindrome di Peter Pan? Perché? Conoscete delle case di cura? Qualcuno che... delle strutture che curano questa patologia. Non si può. Che lo facciano volare verso l'isola che non c'è. I believe. Ok. Le arance volevo metterne qualcuno in frigo che mi piace la spremuta bella fresca. Le lasciamo fuori. Tanto tutte non ci stanno fuori. Ok, ci siamo quasi. Così. Che mi piacciono di più freschi. E poi direi che ci siamo. Oh, che bello, finalmente vedo il frigo pieno. Voilà, un litro di latte, devo solo mettere l'acqua. E le arance, poi direi che ci siamo. Eccoci ragazze, allora. Buonasera. Buonasera, stiamo congelando, c'è un nasino gelato, la coda gelata, le orecchie gelate. Comunque, siamo andati alla recita di Fede, è stata bellissima, ovviamente non posso mettervi immagini perché ci sono anche altri bambini e poi anche per Fede, però è stato bravissimo, veramente ci siamo scassati dal ridere, ha fatto i balletti, ha cantato, veramente bravo. E niente, adesso stiamo andando dalla ginecologa a vedere la nostra pupetta. Thank you.
stiamo tornando a casa. Visita fatta. Ma è un'emozione immensa, unica e indescrivibile. Ogni volta sempre di più. Ciao Bealu! Va via. Ogni volta sempre di più, perché si vede veramente, stavolta si vede proprio la bimba, cioè. Si è riuscita, wow, scusate, si è congelata la mano. Si è riuscita proprio a vedere benissimo il volto, il naso. Tutto, il nasino, le guanciate come le sue. Andiamo. Si è. Basta, il papà è ibernato, è l'emozione. E tiene la videocamera ad altezze estreme. Ma va, mi sembrava di essere in un grattacielo, dite la verità. Ma comunque è no. Mia. Oh. È sua, sì. Ecco. Sì. E niente, adesso andiamo a casina. Io sono morta congelata, nonostante sia super coperta, ma fa freddo il naso. E niente, siamo un po' così, senza parole, un po' emozionati. Mamma mia. Credo si capisca. Ogni volta restiamo un attimino così. Vederla proprio lì che cresce, che... Mamma mia! Ok, ce la posso fare, ciao. Impazzito. vabbè, dai, cosa c'è di meglio della gioia di un papà e di una mamma?